Il segreto della sarta. Quella sera non vedevo l'ora di andare dalla sarta, ma la mamma mi disse che prima dovevo mettere la composta al fresco nel corridoio e chiudere la porta di casa dall'interno con la spranga. Con la spranga, perché da noi non si usava la chiave, dal momento che andava sempre persa. La mamma mi aspettava in cortile mentre io dall'interno mi avvicinai alla porta e feci scorrere il chiavistello. Sulle dita rimase l'odore della ruggine. Passai dietro la tenda appesantita dallo sporco e dagli escrementi delle mosche e attraverso una porticina sbucai nel porcile. Le galline sonnecchiavano sui trespoli. La mucca leccava la parete di pietra. Mi arrampicai fino a una finestrella ricoperta di ragnatele e saltai fuori nell'aria ghiacciata. La mamma mi prese per mano e infilammo la scorciatoia attraverso i campi. La notte stava calando lentamente. L'erba ghiacciata scricchiolava sotto gli stivali. Dopo un quarto d'ora di cammino, in lontananza apparve la casa della sarta. Bussai alla porta un paio di volte. Non ci apriva nessuno, nonostante avessimo sentito dei passi nel corridoio. Un gatto saltò giù da una colombaia con un pulcino in bocca. La mamma si avvicinò alla finestra della cucina, bussò qualche volta sui vetri e disse a voce bassa: «Signora Stascicova, ci apra, siamo noi». Passeranno la prossima settimana a chiedere le offerte per la ristrutturazione della chiesa e per la lettura del contatore. Passeranno soltanto domani mattina. Lo so perché Janek se l'è fatto scappare. Dopo un attimo la porta si aprì. Attraversammo un corridoio che profumava di zuppa di segale ed entrammo in una stanza luminosa. Su un manico di scopa, fissato al soffitto, stavano appesi completi, vestiti di georgette, cappotti bordati con finiture e frange fuori moda. Giacche da donna rimpicciolite penzolavano come degli impiccati. Vicino alla finestra c'era una Singer. Sui ripiani della credenza, accanto alla cristalleria, notai una scatola con gli spilli. Vicino a uno zaino un barattolo con dei bottoni. Nell'angolo della stanza un manichino con la testa rotta, addobbato con nastri e tovaglioli inamidati, e infilato su un paolo come una magianna, il fantoccio di paglia con il quale si festeggia la fine dell'inverno. Da una scatola di cartone dietro la lampada spuntavano ditali, bottoni, spilli, spille da baglia, bottoni automatici, applicazioni di stoffa, velcro e nastri colorati. Mia madre mise uno scampolo di stoffa sul tavolo e cominciò a srotolare lo spago. Un ruscello rosa si riversò sul ripiano sporco. La sarta guardava con ammirazione il tessuto, accarezzandolo come se si trattasse del marito defunto. «Una meraviglia! E che bordatura regolare!» «Non l'hai comprato così uovi, vero?» le chiese la sarta. «No, me l'ha portato mia sorella da Katowice. Pare che abbia fatto la coda una giornata intera per comprarlo». «Quindi andrà bene?» chiese la mamma con un filo d'ansia nella voce. «Ne verrà fuori un abito per il ballo studentesco di fine anno?» La sarta mi prese le misure con lo sguardo, aprì lo scampolo, lo misurò con l'avambraccio e dopo un attimo rispose: «Facendo del mio meglio, riuscirò a farlo arrivare alle ginocchia». «Alle ginocchia? No! Cosa dirà la direttrice? Per il ballo studentesco dovrà essere più lungo. Ma forse», continuò la mamma toccando la borsetta, «si potrebbe aggiungere del tessuto?» «Per l'amor del cielo! E come faccio ad aggiungerne? Si vede lontano un miglio che arriva da un Pevex. È una stoffa occidentale», rispose la sarta. Da quel momento iniziai ad andare regolarmente da lei per le misure. Mi abituai al profumo del suo corridoio e della sua casa. La sarta cuciva il mio vestito per il ballo studentesco, imbastiva il tessuto, me lo avvolgeva addosso come se fossi una mummia e ne cuciva un pezzo. Faceva tutto questo con grande concentrazione. Sommava numeri a mente, disegnava il modello su carta grigia e alla fine buttava giù dal tavolo a terra tutti i ritagli di stoffa. Preparava un tè, mi offriva un pezzo di torta, mi mostrava la foto del suo matrimonio appesa sulla credenza e ricordava suo marito Stasik. Poi tirava fuori le carte e mi leggeva e rileggeva il futuro, ripetendo sempre le stesse cose: che avrei avuto due figli, un maschietto e una femminuccia, che avrei fatto dei viaggi all'estero, che avrei avuto fama e soldi. E quando alla fine aggiungeva che non sarei stata fortunata in amore, trovavo una scusa qualsiasi per allontanarmi da quel tavolo. La sarta cominciava a guardare Ritorno a Eden mentre io giocavo con il gatto, frugavo nei sacchi con i ritagli di stoffa e scrutavo tutte le ombre e le luci degli angoli plissettati. C'era solo una stanza in cui mi era vietato entrare. Ovviamente provai diverse volte a infrangere quel divieto, ma purtroppo la porta era sempre chiusa a chiave.
Di notte pensavo spesso alla stanza segreta della Stascicova. A volte me la immaginavo come una cappelletta, solo che al posto dell'immagine sacra vedevo una gabbia d'oro con dei pappagallini. Altre volte sospettavo che quel luogo assomigliasse al guardaroba di un teatro con i costumi e la toletta. Nei miei sogni entravo in quella stanza e mi provavo le parrucche e gli abiti colorati. Una volta sbagliai giorno perché a scuola c'era una verifica difficile di matematica e andai dalla sarta il martedì invece che il mercoledì, come facevo di solito. Con mio grande stupore trovai la porta socchiusa ed entrai. Il gatto dormiva su un cuscino. L'orologio ticchettava sulla credenza. Mi venne un'idea folle. Pensai che approfittando dell'assenza della sarta avrei potuto dare uno sguardo alla stanza proibita. Mi piazzai davanti a essa recitando a mente «Apriti sesamo», poi spinsi la porta pesante e guardai all'interno. La stanza era semibuia. Quando i miei occhi si abituarono all'oscurità, vidi che sembrava lo studio di un cacciatore. Alle pareti erano appesi uccelli impagliati, corna di cervo e fucili. La sarta era seduta sul letto, mezza nuda, e si dondolava ritmicamente su un fantoccio ripieno di stracci, vestito con abiti maschili. Il brano che ho appena letto è tratto da Un frutto acerbo di Violetta Gregg, pubblicato da Bompiani lo scorso marzo. Violetta Gregg è una delle autrici più interessanti del panorama polacco contemporaneo. È nata in un paesino della Slesia 46 anni fa, ma attualmente vive in Inghilterra. Nonostante la sua lunga assenza dalla madrepatria, continua a scrivere e a pubblicare in polacco sia poesia che prosa. La protagonista di Un frutto acerbo, Viola, vive in una comunità agricola molto unita, ha un gatto nero di nome Nerino, suo padre è un disertore e la madre crede che uccidere i ragni porti tempesta. Lei invece colleziona le etichette delle scatole dei fiammiferi. Il lettore si ritrova immerso quindi nella realtà quotidiana di un villaggio rurale nella Polonia degli anni Ottanta, di fronte a una ragazzina che racconta i suoi ricordi con una narrazione precisa, intensa e a tratti sensuale.